persone che chiedono verità e giustizia, per i morti, che Gallera e Fontana hanno provocato. Mio padre si è ammalato e l'ho portato io in ospedale, convinto che avrebbero fatto di tutto. E in realtà poi dopo si viene a scoprire che in realtà l'emergenza c'era da gennaio, non hanno chiuso i focolai di Alzano e Nembro e prima o poi mi si spiegherà il motivo. Sui tamponi la mia famiglia non è mai stata contattata una volta, né per il tampone né per il sierologico, si è riusciti a farlo ma non tutti oltretutto, dopo quasi 2 mesi dalla morte di mio padre. Io dico che se ci sono stati degli sbagli, possono essere dovuti a negligenza, come pressappochismo, mi va bene tutto. Però che poi si ammettano, non che si dice io dormo tranquillo, abbiamo contenuto, abbiamo fatto qualsiasi cosa. Venire strumentalizzati morti, non c'è un minimo di vergogna in queste parole, anche solo per il dolore nostro. Mi tremano le mani a dire queste cose. Ma Fontana e Gallera, ma almeno venite e dite scusate, abbiamo sbagliato, non siamo stati in grado di fare quello che dovevamo fare per problemi nostri, non nostri, non mi interessa, su questo indagherà chi di dovere. Però non si può negare il fatto che qui non è stato fatto quello che andava fatto. È un'influenza, ma che influenza? Mio padre è morto come un cane dopo 7 giorni di ospedale senza che nessuno gli potesse stringere la mano, senza che io in un futuro potrò mai sapere se sapeva che stava morendo, se non lo sapeva, se ha avuto paura, se ha pianto. Ho una cazzo di cartella clinica che non mi dirà mai niente e loro dicono che hanno fatto di tutto, ma non si vergognano. Come si potevano portare dei malati nelle RSA? E tutte le persone fragili sono le persone che andavano tutelate. Non è stato fatto, sembra che tanto erano dei vecchi, erano dei nonni, erano dei numeri. Non erano numeri, non erano vecchi, mio papà aveva 2 patologie, è vero, ma mio padre stava benissimo. Faceva il nonno, faceva il papà, faceva il marito. E invece sono stati trattati solo e unicamente come dei numeri. E di questo devono rispondere davanti alla giustizia e ne risponderanno con la loro coscienza. Basta, basta.